buon sabato, ben trovati a Natura e Salute. Oggi sono in compagnia del professor Andrea Tubaro, primario di urologia all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. E oggi parliamo di come operare con il robot. Innanzitutto, che cos'è e come può essere utilizzato? Il robot è uno strumento. È uno strumento che consente al chirurgo di trasferire i movimenti delle proprie mani a degli strumenti laparoscopici che sono inseriti all'interno del paziente. Quindi il chirurgo non è più al letto del paziente, è a qualche metro di distanza, ma può operare in maniera più precisa rispetto alla laparoscopia tradizionale. Possiamo dire che sostituiscono le mani del dottore, quindi? No, perché il robot funziona perché il chirurgo muove le mani. Semplicemente il robot trasmette in maniera estremamente precisa i movimenti delle mani del chirurgo a una serie di strumenti inseriti all'interno del paziente. Ah, interessante. Ma può essere utilizzato anche in ginecologia? Sì, certo. Piano piano la chirurgia robotica, che è nata fondamentalmente nel mondo urologico, si sta trasferendo anche alle altre specialità, come per esempio la chirurgia generale e senza dubbio anche la ginecologia. Professore, la scelta di essere operato con il robot la fa il paziente oppure il chirurgo? Bella domanda. I pazienti chiedono la chirurgia robotica, ma questo non vuol dire che sia sempre utile e necessaria. Per cui in realtà la scelta finale spetta sempre al chirurgo, perché ci sono interventi che beneficiano in maniera importante dalla chirurgia robotica ed altri invece in cui non ci sarebbe nessuna differenza. Quindi, visti i costi, si può tranquillamente andare per via endoscopica, laparoscopica o anche a cielo aperto. I costi quindi sono molto esosi? I costi sono elevati, la sanità ha un costo. Però recentemente si è visto come il costo maggiore può venire dal non investire abbastanza in sanità. Ma è il paziente che deve pagare? Assolutamente no. L'Italia ha un sistema sanitario nazionale che tutti ci invidiano e ovviamente i costi della chirurgia robotica sono assorbiti dal sistema, certo non dal paziente. Quindi gli interventi sono meno invasivi, per questo il paziente lo richiede? Il paziente lo richiede un po' perché robot è una parola magica, ormai abbiamo robot in tutte le attività umane, ma certamente rende la chirurgia molto meno invasiva e rende soprattutto le dimissioni precoci. Grazie, grazie professore per averci fatto conoscere questa tecnica così innovativa e delicata. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. Arrivederci e buona salute a tutti.